Lassi, pollaio, almon agnese, i genitori, ignorate le norme anti-Covid. Siena Jazz, il presidente Bizzarri, inaspettata la decisione del comune. Palio straordinario, il rettore del magistrato delle contrade Claudio Rossi fa chiarezza sul futuro. Per lo sport il calcio, calciomercato, tre giocatori per la CN Siena, con Son, Mataloni e Peroni. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo parlando di scuola al Monagnese. I genitori della terza A e terza C sono sul piede di guerra. Da settembre le due classi saranno accorpate e sarà impossibile mantenere un metro di distanza, come prevedono le norme anti-Covid. Sentiamo. Una classe pollaio in cui dovranno stare 28 persone con spazi non adeguati a contenere e distanziare come da protocolli anti-Covid. È quello che si prospetta per la terza A e la terza C del Monagnese dopo la decisione di accorpare queste due classi. Un grosso problema, spiega Simone Perugini, rappresentante di classe. Noi genitori siamo preoccupati, non si può gestire una classe così. Garantire la distanza di un metro tra ragazzi sarà impossibile. Noi abbiamo chiesto un incontro alla vicepreside e poi alla professoressa di italiano, la professoressa Romaldo. Ci aveva fatto capire che l'unica cosa che si poteva fare, si poteva scrivere una lettera all'ufficio regionale toscano per la scuola, a quello provinciale e al preside. Abbiamo fatto questa lettera e davamo sensibilità soprattutto perché il Covid è sempre presente. Il 15 di settembre non si sa come sarà la situazione e quindi temevamo appunto che un eventuale accorpamento potesse portare dei problemi anche sanitari, anche perché le strutture del Monagnese, che si appoggia anche sul Tommaso Pendola e su un'altra struttura in via Bastianini, per contenere una classe che al momento è di 28 alunni e devono stare distanziati, secondo me ci sono dei problemi evidenti. L'unico che ci ha risposto è stato l'ufficio territoriale della provincia di Siena. Una risposta io la considero molto burocratica. Sono rivalse sulle leggi, sulle tabelle e su tutto, non menzionando in benché minima parola l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Essendo 54, dice, nelle tre classi, non potevano fare tre classi di 18, ma siamo sotto un'emergenza sanitaria e sotto un'emergenza sanitaria che ancora non è finita e speriamo finisca, ma gli ultimi giorni stanno un po' risalendo i contagi, quindi magari ci saranno più vaccinati, ci sarà una forma meno invasiva, però se uno la prende dovrà comunque fare quarantena e quindi rimane comunque un problema da affrontare. Sono rimasti piuttosto attoniti i vertici del consiglio direttivo del Siena Jazz delle scelte del comune in merito alle modifiche dello statuto della scuola di musica. Sentiamo cosa ha detto il presidente Fabio Bizzarri, raggiunto telefonicamente da Viola Carignani. Posso dire naturalmente che le dimissioni di Franco Caroni sono un fatto straordinario e sicuramente negativo per tutta una serie di rapporti che mi legavano personalmente e che comunque hanno legato per tanti tempo Siena Jazz con Franco Caroni stesso. Come consiglio d'amministrazione ci stiamo attivando nel breve per esaminare la questione e prendere tutti naturalmente le deliberazioni conseguenti a questo tipo di decisione che giunge sostanzialmente inaspettata. Comunque voglio precisare come presidente, ma a nome di tutto il consiglio direttivo, che ci adopereremo, mi adopererò io soprattutto nella mia funzione di facente funzione temporanea in questo ruolo, di quelle che sono la preoccupazione vera nei confronti di una serie di soggetti che ci stanno particolarmente essenzialmente a cuore, cioè i dipendenti di Siena Jazz, i docenti di Siena Jazz e soprattutto i ragazzi, gli studenti, sia della Siena Jazz University, biennio e triennio, e sia di tutti gli altri corsi, a cominciare anche dai corsi della Peter Pan. Questa è la nostra preoccupazione principale, legata chiaramente anche al mantenimento di quello che è lo standard qualitativo dell'alta e altissima formazione che ci viene riconosciuta
dal punto di vista nazionale e internazionale, e tutto nell'ottica di difendere Siena Gezze, ma soprattutto l'eccellenza di una città come Siena. In questo momento sicuramente ce n'è bisogno e noi ci adopereremo per quanto ci è possibile, con tutte le nostre forze. Cambiamo argomento, sono i giovanissimi che premono per potersi vaccinare, sono infatti oltre 1800 le prenotazioni tra i 12 e i 15 anni. Stentano invece ad accettare la vaccinazione i sessantenni. Sentiamo Simona Dei, direttore sanitario dell'ASL Toscana Sud-Est. Riapre il portale per la prenotazione delle vaccinazioni, allora facciamo un po' il punto, a che punto siamo e quali sono le previsioni. Buonasera. Le previsioni sono buone perché per fortuna si vede che i ragazzi rispondono e devo dire che nella provincia di Siena la risposta è sempre stata alta. Noi abbiamo già fra i 12 e i 15 anni 1862 prenotazioni della provincia di Siena, che è tanta roba. Come sappiamo le prenotazioni sono state fatte adesso per le agende in agosto, quindi sono ragazzi che si prenotano ora per l'agosto, però sappiamo anche che il 70% praticamente dei cittadini della provincia di Siena sono vaccinati per il Covid, almeno prima dose. Per quanto riguarda gli over 60, che c'era stata una battuta d'arresto, a che punto siamo? È la fascia di età meno sensibile alle vaccinazioni. Anche quando abbiamo fatto gli open day al Palasport, per esempio, noi avevamo la fila fuori dei trentenni che aspettavano l'ora di chiusura, aspettavano le dosi che erano avanzate in gran parte, per prendere le dosi che erano destinate a persone invece tra i 50 e i 60 anni. Ancora è proprio la fascia media. Già i ragazzini più giovani, ho sentito alcuni genitori intorno ai 50 anni dirmi mio figlio è stato convinto dai professori a vaccinarsi, io quasi quasi avrei aspettato, e non vi so dire che come ho commentato chiaramente la notizia, cioè che tuo figlio ha più cervello di te. Ma la difficoltà maggiore forse è proprio in quella fascia di età che pensa comunque di essere abbastanza protetta, pensa che durante la fase estiva il virus sia meno forte, forse non ha nemmeno voglia di allontanarsi tanto da casa, di andare fuori, mentre i ragazzi hanno più voglia di muoversi, di andare in luoghi dove l'assembramento ce lo diamo per scontato, e aspettano. E questa è una scelta che pensa più all'individuo piuttosto che alla collettività nella quale viviamo, mentre noi sappiamo che non ci si vacciniamo solo per noi stessi, ma ci vacciniamo anche per la comunità, la nostra comunità. E anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha commentato i pochi vaccinati nella fascia degli ultrasessantenni e ha parlato dell'importanza del Green Pass per tornare a vivere gli eventi. Sentiamo. Penso che sia corretto dire che per entrare in alcuni eventi, penso avete visto, no, gli europei di calcio, gli stadi iniziano a riempirsi, però è giusto in questo momento dare l'opportunità a tutti di andare in sicurezza a vedere questi eventi. Per andare in sicurezza vuol dire che bisogna avere il Green Pass. Guardate, vaccinarsi non è un modo per tutelare se stessi, vaccinarsi è un modo prima di tutto per tutelare tutti gli altri. Solo se riusciamo a far vaccinare tanta gente, e noi avevamo preso un impegno, no? Arrivare al 70% dei vaccinati a settembre con la prima dose, lo stiamo rispettando, se ci arrivano più dosi noi siamo in grado di vaccinare di più. Ci rendiamo conto però che specialmente in alcune fasce d'età, dai 60 in su, abbiamo ancora una difficoltà nel costruire la domanda, no? Quindi io penso che su questo dovremmo fare una valutazione anche per capire meglio come poter, tra virgolette, indirizzare e convincere le persone che non sono ancora convinte a vaccinarsi. Voltiamo pagina, il segretario Dem Enrico Letta ha ufficializzato ieri sera la sua candidatura alle elezioni suppletive per il Collegio di Siena. La conferma è stata data dallo stesso ex premier che è intervenuto in remoto davanti alla riunione della direzione di Siena che il 10 giugno scorso aveva votato a favore di questa ipotesi. Simona Sassetti.
Non nascondiamolo, c'è una missione nazionale, dobbiamo vincere per dare un messaggio forte alla Toscana e al paese e per avere un segretario in Parlamento dove i nostri gruppi parlamentari sono usciti falcidiati dal disastro delle elezioni del 2018 e delle fughe successive. In pratica, come PD, noi siamo forti nel paese, nella proposta politica, ma siamo purtroppo esigui in Parlamento. Con queste parole dal remoto Enrico Letta ha annunciato di accettare la proposta di candidatura alle elezioni suppletive sul collegio uninominale Toscana 12. Il seggio di Siena è stato lasciato libero da Piercarlo Paduan, diventato presidente di Unicredit, e nei mesi scorsi si era anche ipotizzata una candidatura di Giuseppe Conte per testare l'alleanza giallorossa, ipotesi che era stata scartata quasi subito, mentre la corsa di Letta ha preso sempre più quota. Sento tutto il peso e la responsabilità di questo impegno, ha dichiarato Letta alla direzione senese. Sono felice del vostro affetto e onorato per la vostra richiesta. Io la voglio fare sul serio questa campagna elettorale. Questo è un territorio con molte sfaccettature, eccellenze e fragilità, problemi e enormi potenzialità. Per ciascuna di queste questioni dobbiamo costruire una proposta politica seria e all'insegna della prossimità. Voglio, affermo ancora, che questa campagna elettorale la viviamo così, come una comunità che si stringe e partecipa insieme contro il leaderismo arrembante che tanti danni ha fatto in questi anni. Sono il segretario di un partito di popolo, conclude, non del potere, e voglio essere il candidato di un centrosinistra largo, moderno, unito, che sappia coinvolgere mondi che in passato abbiamo snobbato e lasciato fuori. Dall'altra parte, il centrodestra ha scelto già da tempo chi candidare. Sul nome di Tommaso Marrocchesi Marzi c'è stato accordo fra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e l'imprenditore, proprietario di un'azienda vinicola nel Chianti Classico, ha già da tempo avviato la sua campagna elettorale. Adesso parliamo di palio, perché in questi giorni si continua a parlare nel mondo del palio e delle contrade di un possibile palio straordinario, ma sono tante le difficoltà da affrontare. Ne abbiamo parlato in una intervista esclusiva al rettore del magistrato delle contrade Claudio Rossi. Ecco un estratto dell'intervista che andrà in onda in maniera integrale subito al termine del nostro TG. Sentiamo. Mentre la situazione sanitaria è ancora molto incerta tra vaccinazione e nuove varianti, resta un grande punto interrogativo su un possibile palio straordinario. Dopo l'annullamento di due pali ordinari, infatti, resta aperta questa possibilità, ma sono molte ancora le incertezze. Chiaro il desiderio dei senesi, che sui social affermano fermamente la voglia di rivedere presto il tufo in piazza, soprattutto dopo le immagini dei festeggiamenti in questi ultimi giorni. Dall'altra parte, però, ancora tanti punti interrogativi da gestire da parte delle contrade e delle autorità competenti. Primo fra tutti lo stato di emergenza, al momento fissato fino a fine luglio. Un eventuale prolungamento, infatti, renderebbe ancora più improbabile una carriera nel 2021. Difficile quindi sapere cosa succederà nei prossimi mesi e prendere adesso una decisione, come ha affermato il rettore del magistrato delle contrade, Claudio Rossi. Sarebbe gradito fare un palio straordinario, sarebbe auspicabile. Questo però va valutato, va visto le possibilità e anche va visto a che condizioni, no? Quindi diciamo che il sapere a che condizioni è un elemento che non è facile prevederlo con tanto preavviso come poi richiede un palio straordinario. Questo c'è un problema di tempi sicuramente, però ecco il desiderio del palio straordinario direi che comunque è un desiderio comune. È stato presentato oggi il nuovo progetto di accoglienza per i cicloturisti in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino. Per noi c'era Viola Carignani. Cantine Bike Friendly è il nuovo progetto per accogliere i cicloturisti nell'ambito dell'idea di Strade di Siena. I turisti su due ruote da oggi potranno godere ancora di più delle campagne senesi facendo tappa in una serie di cantine dove troveranno servizi a loro dedicati, dall'utilizzo gratuito dei servizi igienici presenti nella struttura al gonfiaggio delle gomme, la ricarica dei modelli elettrici e l'utilizzo gratuito della Wi-Fi. Sì, l'accordo che abbiamo fatto con il Movimento Turismo del Vino è un accordo particolarmente importante perché permette di integrare il portale Strade di Siena, alle quali tante amministrazioni credono, particolarmente in questo momento in cui il turismo attivo e all'aria aperta la sta facendo da padrone. Quindi non solo la via Francigena e la via Lauretana, ma anche tanti altri percorsi, anche più brevi, da fare
a piedi o in bicicletta alla scoperta del nostro territorio. Il Covid ha un po' cambiato la percezione di territorio, di prossimità, di spazi aperti ed ha cambiato anche, no, le esigenze dei nostri turisti. E allora, grazie a questa iniziativa e al portale del Comune di Siena, l'idea di trasformare le aziende agricole del Movimento del Turismo del Vino come punti d'accoglienza di una tappa più generale che attraversa tutta la provincia, dove poter, insieme ai paesaggi e ai centri storici lungo la Francigena, anche ristorarsi, ma avere anche la possibilità di conoscere cosa c'è dietro un bicchiere di vino e trasformare le nostre aziende come una chiave d'accesso a un territorio davvero straordinario. E a proposito di turismo in bicicletta, il Comune di Siena ha già individuato due aree di sosta custodite. Sentiamo. Il brusio dei turisti torna a fare da colonna sonora in Piazza del Campo, che piano piano si ripopola, soprattutto famiglie con bambini, sia italiani che stranieri, e poi loro, i cicloturisti. Ci aveva puntato molto l'assessore Alberto Tirelli, ha fatto centro. Complice la pandemia, si è scomparso il turismo di massa, niente più comitive chiassose e poco attente a ciò che li circonda, intente solo a fare spazzature e acquistare pochi e dozzinali souvenir, ma solo un turismo di livello che ama e apprezza ogni istante del proprio viaggio in terra di Siena. Tra questi spiccano i ciclisti, che spesso e volentieri attraversano anche il centro storico. È proprio per loro che il Comune sta pensando ad un modo per accogliere al meglio le due ruote, con parcheggi dedicati e custoditi. Siena è attraversabile in bicicletta, sono stati inseriti degli itinerari all'interno di strade di Siena, anche cittadini, definiti insieme anche all'assessore Benini, sia a piedi che in bicicletta, e che permettano in tutta tranquillità e rispettando le norme di vieti che esistono nella nostra città, comunque al turista di poterla girare anche in bicicletta. Ora la sfida che abbiamo davanti è quella di individuare dei posti dove queste biciclette possano essere riposte in maniera sicura. Quindi, al di là delle rastelliere, c'è l'esigenza del ciclista che arriva con delle biciclette particolarmente costose, oppure con dei bagagli, insieme a dei bagagli, di poterli riporre in tutta sicurezza e poter visitare la nostra città, ovviamente. Dove pensate di poter fare questo punto d'attracco? Abbiamo individuato, d'intesa con la sovrintendenza e d'intesa con gli uffici comunali, due luoghi, uno è la Lizza e l'altro è Piazza del Mercato. Edizione 2021 per Calici di Stelle, alle stelle dello spettacolo. A Castelnuovo Berardenga. Il premio, giunto al suo secondo anno, è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa al Palazzo del Pegaso della Regione Toscana. Sentiamo. Questa manifestazione arriva al secondo anno ed è un momento molto importante, perché si consolida un'esperienza che è nata l'anno scorso in piena pandemia. Il premio è forse l'unico caso in Italia, se non in Europa, di un premio che nasce durante i mesi del lockdown, come risposta al disagio che hanno provato le categorie, i lavoratori dello spettacolo, gli artisti, ma non solo gli artisti, anche le maestranze, in un lungo periodo di silenzio e di lontananza dal pubblico. In quel momento è nata l'idea di riportare luce su questa categoria e al contempo anche di riscoprire un turismo di qualità per il territorio della Toscana, e quindi unire le due cose in un'area particolare come quella del Chianti Senese, grazie anche a un'imprenditrice che è Laura Cellerini, che ha avuto proprio questa idea di unire gli elementi dell'enogastronomia, del vino, che costituiscono proprio il premio, e questa è l'altra particolarità, agli artisti, alle stelle dello spettacolo dal vivo. Sono anche contenta che venga fatto a Castelnuovo Berardenga, perché rientra, come sappiamo, il valorizzare i nostri centri nel programma di questa legislatura, vero? La Toscana diffusa. È un centro che è un simbolo della Toscana diffusa, il comune di Castelnuovo Berardenga, che invita turisti da tutto il mondo e che potranno così partecipare ad una serata diversa, lieta, e soprattutto quello che io mi auguro e auguro loro, che questa iniziativa si consolidi.
Ci spostiamo a San Gimignano, dove prosegue il percorso di digitalizzazione. È stato infatti presentato il nuovo sito internet del comune e la app Municipium. Per il sindaco Marrucci e l'assessore Bartalini, questi strumenti miglioreranno e semplificheranno il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Sentiamo. Un nuovo passo in avanti verso quel processo di digitalizzazione a cui l'amministrazione comunale di San Gimignano sta lavorando. Sono stati presentati il nuovo sito e l'app Municipium, illustrati dal sindaco Andrea Marrucci e dall'assessore ai servizi a rete Gianni Bartalini. Municipium è l'app municipale per amministrazioni aperte ai cittadini, un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali interattivi come il pagamento multe via smartphone. Insomma, la tecnologia come strumento per migliorare i rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica. Riusciamo comunque a tenere fede a un altro impegno di legislatura, che è quello di innovare la macchina comunale non soltanto nelle persone, ma anche nelle tecnologie e negli strumenti a disposizione, con l'obiettivo di stare sempre più al passo delle esigenze dei cittadini, ma mi verrebbe da dire anche dei nostri stessi lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno operano per conto del Comune di San Gimignano. È un cammino dell'innovazione che abbiamo già messo in campo e che prosegue e che ha già visto a San Gimignano, per merito della Giunta, l'introduzione del PagoPA per il pagamento dei servizi comunali, dei pannelli di infomobilità che abbiamo messo per la viabilità e per la sosta cittadina, lavoro non finito che si completerà spero nelle prossime settimane, dell'utilizzo delle carte di credito sui nostri city bus locali e anche sulle linee extraurbane che arrivano a San Gimignano e che proseguirà verosimilmente dal gennaio 2022 con l'introduzione finalmente a San Gimignano anche dell'edilizia digitale, dello sportello unico dell'edilizia, in modo tale da avere anche da questo punto di vista una progressiva digitalizzazione, far girare meno carta e mettere nelle condizioni uffici, cittadini, tecnici e professionisti di poter lavorare al meglio. Quasi 500.000 euro sono le risorse messe in campo dal Comune per imprese e famiglie per le agevolazioni sulla Tari. Per il sindaco Donati, stiamo parlando ovviamente di Colle Valdelsa, quello dell'amministrazione è stato il massimo sforzo possibile per aiutare le imprese in questa fase resa così complicata dalla pandemia. Sentiamo. Quasi mezzo milione di risorse per agevolazioni sulla tariffa della Tari, la tassa sui rifiuti, per utenze domestiche e non domestiche, col chiaro intento di aiutare imprese e famiglie. Questo anche a fronte dell'aumento dell'imposta in considerazione del meccanismo di calcolo dell'Agenzia Nazionale ARERA. Il sindaco di Colle di Valdelsa, Alessandro Donati, parla di sforzo massimo possibile, circa 500.000 euro. Questa la portata finanziaria della misura attraverso risorse in parte statali, in parte del bilancio comunale, un modo per sostenere i singoli cittadini, ma in particolare le imprese che hanno sofferto gli effetti della pandemia. Non siamo mai stati così sicuri, così determinati nell'utilizzarle, perché ovviamente ribadiamo sia per le utenze, soprattutto per le utenze non domestiche, sappiamo tutti i sacrifici sono stati fatti dalle aziende, dai ristoratori, dai negozi, che hanno, dai negozi, dagli alberghi, dagli agriturismi che hanno veramente subito quest'anno una grave perdita e quindi tutto l'aiuto possibile è stato dato e credo si debba essere più che soddisfatti di questa misura anche per le utenze domestiche, anche se lì diciamo le percentuali sono ovviamente ridotte perché le utenze domestiche coinvolgono una grandissima quantità di persone, però abbiamo fatto tutto il possibile e crediamo che anche in questo caso si debba essere soddisfatti di questa misura presa. Innovazione ed occupazione nel restyling del punto vendita Carrefour di Colle Valdelsa. Il negozio, che impiega 25 addetti, è stato visitato questa mattina dal sindaco di Colle Valdelsa, Alessandro Donati. L'azienda è solida e investe nel territorio. Il rapporto con l'amministrazione è positivo. Sono state queste le dichiarazioni del primo cittadino. Investimenti sull'innovazione per un punto vendita che offre lavoro a 25 addetti. Nonostante la pandemia, il Carrefour Market di Colle di Valdelsa cambia look e si arricchisce di tanti servizi. Un restyling che è stato presentato questa mattina
e da cui erano presenti il sindaco di Colle di Valdelsa, Alessandro Donati, il direttore GMS Rete Diretta Etruria Retail, Riccardo Santini, il responsabile del punto vendita della città, Andrea Cucini, Paola Cummaudo, vice responsabile del punto vendita e tutto lo staff del negozio. Da un punto di vista occupazionale, quanto pesa questo punto vendita per Colle di Valdelsa, ma in generale per la Valdelsa? Quanti sono gli occupati? Allora, questo punto vendita occupa 25 famiglie e quindi sono persone che sono con noi ormai da lungo tempo, perché questo punto vendita è un punto vendita storico di questa zona, c'è ormai da moltissimi anni, un punto vendita di grande soddisfazione, ed è per questo che poi l'azienda ha deciso di investirci e rilanciarlo e ammodernarlo nuovamente. Visto il momento in generale difficile per il mondo del lavoro a causa della pandemia, il sindaco Donati ha espresso soddisfazione anche per il rapporto tra amministrazione comunale ed azienda. Abbiamo cercato di dare tutto il supporto possibile al Carrefour, soprattutto durante il periodo del lockdown, ma anche successivamente, e quando ci sarà l'opportunità glielo daremo, perché siamo convinti appunto che l'azienda sia un'azienda solida e che poi, a quanto ho visto, insomma, sta anche radicandosi sul territorio, nel senso che molti dei prodotti provengono dal territorio, provengono dalla Toscana, e quindi chiaramente questo per noi è un valore aggiunto che non deve essere appunto trascurato. E adesso torniamo a parlare del palio di Piancastagnaio. Dopo la decisione del sindaco Bagaggini di annullare anche l'edizione 2021 e le conseguenti pesanti critiche da parte delle quattro contrade per non essere state interpellate, si dimette il rettore del magistrato delle contrade, Alessandro Bocchi. Sentiamo. Dopo l'annullamento del palio per il secondo anno consecutivo a Piancastagnaio, arriva il momento delle valutazioni e la decisione di quest'anno ha lasciato l'amaro in bocca sia alle contrade sia ai cittadini. Una decisione presa dal sindaco Luigi Bagaggini sulla base di colloqui con il questore Costantino Capuano, ma senza aver interpellato le dirigenze delle quattro contrade. Con una lettera aperta, infatti, le quattro contrade Castello, Borgo, Coro, Voltaia avevano a loro volta criticato la scelta del sindaco. Ora arriva la conferma anche delle dimissioni del rettore del magistrato delle contrade Alessandro Bocchi. Dimissioni che arrivano dopo 3 anni e mezzo di mandato, ma che, precisa Bocchi, non sarebbero arrivate come reazione alle polemiche sull'annullamento. Sono state semplicemente anticipate di qualche mese rispetto alla scadenza naturale prevista per il prossimo dicembre, per poter aprire un varco al nuovo rettore e iniziare un percorso nuovo. Una semplice anticipazione di passaggio di testimone, insomma, che sarebbe arrivata casualmente in questo momento di aspre critiche. E adesso la nostra pagina sportiva, il calcio, triplo ingaggio per l'ACN Siena. In data odierna la società bianconera ha sottoscritto un accordo con i giocatori Diego Conson, Federico Mataloni e Alessandro Peroni. Fiducioso il direttore sportivo Giorgio Perinetti, abbiamo firmato 3 contratti importanti, 2 che nella nostra categoria potranno fare la differenza, mentre il giovane portiere è una quota su cui facciamo molto affidamento. Siamo comunque ancora al lavoro per nuovi ingaggi e cessioni. Per l'inizio della preparazione mister Gilardino avrà a disposizione la sua rosa, fatto salvo di 2 o 3 finestre da completare a ritiro iniziato. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo e subito dopo, come anticipato, all'intervista integrale che abbiamo realizzato con il rettore del magistrato delle contrade, Claudio Rossi. Alle 21.30 invece l'approfondimento dedicato all'apertura del negozio di Colle Valdelsa, del quale abbiamo parlato all'interno del nostro TG, e poi la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.